Professor Mordenti, buonasera. Allora, impiegatizzazione, precarizzazione dei docenti, ristrutturazione aziendale, gerarchizzazione, invalsizzazione, sottomissione della scuola alle logiche del mercato. In che modo il suo libro può essere utile ai docenti per comprendere quello che è accaduto alla scuola negli ultimi 40 anni? Domanda difficile e affascinante. Si potrebbero dare tante risposte. La prima è questa, che potremmo dire che quello che succede nella scuola oggi è semplicemente la sconfitta dell'ipotesi dei movimenti che non solo nel 68 ma anche negli anni successivi si sono manifestati nella scuola, cioè la privatizzazione è esattamente il contrario della difesa, del rilancio della scuola pubblica, in particolare del diritto allo studio. Questo è un primo nesso. Il secondo è quello che io chiamo il lungo 68, che forse è la parte più interessante, più determinante, più duratura. Mi riferisco al fatto che il 68, come dire, è uscito dalla scuola e anche dalle fabbriche come fosse un fiume, ha fecondato la società italiana, cioè una serie di professioni, di mestieri, sono stati rivoluzionati, nel senso che l'ipotesi era di cambiare qui e subito, non di aspettare chissà quale ora X. E questo ha dato vita a magistratura democratica, a medicina democratica, all'esperienza di Basaglia, e questo soprattutto nella scuola ha dato vita a una lunga resistenza, una lunga opera di democratizzazione della scuola che è ricaduta per intero sulle spalle degli insegnanti. In questo senso è significativo che tanti anni dopo ancora questo fantasma aleggi nei nostri gruppi dirigenti irresponsabili che nel procedere alla distruzione della scuola tentano di vendicarsi di questa paura che hanno messo alcune generazioni, ripeto, non solo la mia, di insegnanti che hanno il loro lavoro generoso e importantissimo a tutti i livelli. Cito la 150 ore, ma potrei citare il tempo pieno, l'MCE, la sperimentazione. La scuola italiana è stata una scuola democratica e questo è molto importante, è questo che oggi si tenta di distruggere.